E sempre girando la 45esima edizione del Nautic Sud, siamo con Renato Martucci, che rappresenta uno dei marchi storici della nautica italiana, anche se poi è anche il prestigio della nautica campana, ma per noi è il made in Italy puro. Questo, c'è tanta storia dietro a queste imbarcazioni. L'anno scorso ci avevate deliziato con l'Obster 35, che la faceva da padrone qua nel padiglione più importante del Nautic Sud, il padiglione 6. Quest'anno invece c'è una linea Fisherman, il 37, una barca che abbiamo già visto navigare pochi mesi fa. Sono anzitutto barche che danno soddisfazione quando le si porta sul mare, si sente proprio l'importanza di imbarcazioni che sono nate dall'esperienza di chi il mare, l'abbiamo anche scritto nello spot, lo interpreta come un'emozione. Bisogna sentire l'emozione di navigare, e queste sono barche che anzitutto regalano l'emozione di navigare. Dopodiché c'è anche tutto un discorso legato a quello che è il layout di coperta. Nel caso del Fisherman sono imbarcazioni destinate a coloro che amano anche andare a pescare, quindi ci sono spazi importanti destinati a loro, però sono barche molto molto abitabili. Sì, l'abitabilità è esterna soprattutto, è la caratteristica dei Lobster e dei Fisherman, che sono le due linee che noi produciamo. Entrambe hanno il posto guida avanzato, quindi comprimono la parte interna della cabina, liberando degli spazi all'esterno molto generosi. Qui abbiamo un 37 piedi che ha uno spazio che in media si trova su un 40-42 piedi. Ora ci stiamo dedicando soprattutto alla progettazione della linea Lobster. Dopo il 35 abbiamo già in produzione il 48 piedi, che dovrebbe essere a mare per l'estate, contiamo di presentare in fiera al Salone Nautico di Genova, che ha un esterno generosissimo, sorprendente. Una barca di 60 piedi secondo me non ha questi ambienti esterni, oltre ad avere tre cabine e oltre il marinaio, quindi un'abitabilità sottocoperta discreta, ma soprattutto un'abitabilità esterna. Ecco, un'edizione questa qua nel Nautic Sud dove c'è tanta affluenza. Oggi è l'ultimo giorno, ci sono state tante persone, si sono avvicinate con interesse a quelle che sono le imbarcazioni Gagliotta, non soltanto da quello che può essere il mercato italiano. Abbiamo visto che comincia a essere internazionale anche il Nautic Sud, sono venuti anche da fuori dell'Italia. È vero, anche bisogna dire che molti stranieri si trovano a Napoli per la bellezza della città di Napoli, quindi sono anche turisti che però, sapendo che c'è il Nautic Sud, si avvicinano. Entrando a Nautic Sud, Gagliotta ha fatto un po' da attrazione. So che per voi è importante anche quello che si sta sviluppando a livello internazionale, perché sono imbarcazioni richieste un po' da tutto il mondo. Sì. No, per fortuna il mercato si è ripreso, è ripresa anche l'esportazione. L'anno scorso avevamo qui l'Obser 35 che è andato negli Stati Uniti, ne stiamo facendo un'altra sempre per gli Stati Uniti, per la zona di Boston, barca che è piaciuta tantissimo. Abbiamo il proprietario di questa barca americana che ci riempie di messaggi di soddisfazione, di amici contenti. È stata un mercato difficile poi quello americano, sappiamo che insomma sono molto attenti a tanti dettagli particolari, per cui sono barche che non solo sono belle e hanno tanta storia, ma sono anche barche rifinite molto bene, e gli americani sappiamo che se qualcosa non va... Sì, sono molto esigenti, però hanno compreso anche la caratteristica e la peculiarità del prodotto artigianale. Noi, come detto prima, siamo i rappresentanti di un made in Italy veramente di alta qualità. In tutte le imbarcazioni fatte in Italia rappresentano questo. I nostri governanti questo non l'avevano capito, dando addosso alla barca italiana hanno fatto un danno all'immagine dell'Italia notevolissima. La dolce vita, che è il modo con cui l'Italia è conosciuta al mondo, è rappresentato dalle barche. Se tu non fai più produrre le barche in Italia, danneggi l'immagine dell'Italia all'estero. Per fortuna questo è stato superato, gli ultimi provvedimenti legislativi, grazie ad Ucina, alla nostra associazione di produttori, lo dimostra. Cioè, c'è oggi un'attenzione nuova verso della politica, delle istituzioni, verso chi possiede una barca, verso chi le produce le barche, e questo sarà un grande vantaggio, un vantaggio che appunto combacia perfettamente con le richieste che vengono dall'estero. Noi abbiamo quest'anno una barca che andrà negli Stati Uniti, un'altra barca andrà in Croazia, una barca andrà nel nord Italia, quindi il mercato
è molto cambiato, c'è una ci sono esigenze simili a quelle che avevamo noi nel nostro golfo, cioè di come vivevamo la giornata di mare. Questo modo di vivere la giornata di mare sta diventando il modo di vivere anche all'estero. Questo secondo me è una conquista di cui noi ancora non ci rendiamo conto, mentre prima negli Stati Uniti, nel nord Europa chiedevano barche con delle caratteristiche loro peculiari, oggi invece questi mercati apprezzano la barca italiana col modo di vivere il mare che abbiamo noi, cioè noi facciamo il tuffo, mangiamo il panino, prendiamo un po' di sole e rifacciamo il tuffo. Anche perché poi ricordiamo, gli americani sono maestri nel costruire fishermen, la pesca è molto sentita, viene vissuta quasi come il calcio in Italia, non è facile penetrare un mercato dove la loro produzione interna è già forte. Gagliotta ci è riuscito? Ci stiamo riuscendo perché appunto offriamo qualcosa di più in aggiunta a quello che loro erano abituati a chiedere alle imbarcazioni. Le loro imbarcazioni, un fisherman di 50 piedi in America ha una sola cabina, molto bello per alcuni versi, però probabilmente se vuoi fare un weekend con i figli, con gli amici dei figli, hai bisogno di qualche comodità in più. Oggi noi offriamo queste comodità in più, offriamo un design più accattivante, offriamo una qualità molto alta, non solo nelle caratteristiche costruttive, cioè nella carena, nella retroresina, ma anche una qualità nell'accessorio del bagno, nell'accessorio della cucina, nel modo con cui rifiniamo determinate cose che sono secondo me il nostro punto di forza. Ecco, una barca che piace in tutto il mondo, non è semplice, abbiamo visto tante barche belle esposte al Nautic Sud e di solito si rivolgono a un pubblico specifico, ci sono alcuni paesi che apprezzano, altri. Gagliotta riesce a piacere da nord, da occidente a oriente, dovunque vengono apprezzate, quindi è una linea che piace incredibilmente a diversi popoli lontani tra loro. Questo è, insomma, è difficile raggiungere un traguardo del genere. Allora, non solo non è difficile, come ogni cosa va presentata, va fatto a capire all'interlocutore che è di fronte che cosa è il prodotto che fai e perché lo fai in quel modo. La barca, come detto prima, il mercato americano è un mercato molto esigente, però è un mercato anche molto attento, quindi se gli spieghi che il modo con cui produci è funzionale ad ottenere un risultato estetico, è funzionale ad ottenere un risultato di utilizzo, di praticità di utilizzo, loro sono molto interessati, molto ben disposti. Il classico esempio è dato dagli spessori della vetroresina. Gli americani non hanno mai avuto crisi energetiche, per cui hanno sempre fatto queste barche con delle quantità di resina decisamente eccessive, barche pesantissime, barche pesanti, motori potenti per muovere queste barche. Gli abbiamo fatto capire, è stata la cosa forse più complicata, che uno spessore giusto, con un giusto rapporto di vetroresina, di resina e di vetro, è forse più importante che avere degli spessori inutili di sola resina, cosa che loro facevano. Ci siamo riusciti, lo hanno apprezzato, lo stanno apprezzando e spero nei prossimi anni che diventerà il mercato preponderante per la nostra produzione. Ne siamo convinti e noi daremo appuntamento al prossimo Salone Nautico di Genova, dove probabilmente Gagliotta presenterà questa novità, il Lobster 48, una barca importante che noi siamo sicuri che darà altre soddisfazioni a tante persone che sono affezionate al vero Made in Italy e soprattutto alla vera arte marinaresca col quale vengono progettate e costruite queste splendide imbarcazioni che tutti quando le vedono veramente non possono che dire bella. Bella. Grazie Renato. Grazie a te.